my car and race like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. I know that you're an old-fashioned man, yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. Double up, my friend, the answer is no. Why you gotta be so rude? But you know I'm human too. Why you gotta be so rude? I'm gonna marry it anyway. Marry that girl, marry it anyway. Marry that girl, no matter what you say. Marry that girl, we'll be family. Sempre 23:30, Serena gioca col DS, beata lei, perché a me mi tocca star qua con le mani in mano, e quindi piuttosto che perdere tempo giro un video dove vi racconto quanto è stato un bellissimo nostro weekend qui a Bari, perché siamo a Bari ragazzi, siamo in aeroporto, stiamo aspettando il nostro volo che è in ritardo di più di 2 ore e non so più che fare, sto impazzendo. Allora volevo raccontarvi un po' com'è andato questi 4 giorni che ho passato qui in Puglia. È stata una cosa veramente fighissima perché siamo arrivati in occasione del WonderCon, perché Luca, signore oscuro, ci ha invitato dato che la fiera la organizzava lui, ed è stata veramente una figata di fiera. Tra tutte quelle che ho fatto è stata la più bella, direi, perché mi sono trovato veramente divinamente per tutta una serie di cose, sia perché la fiera in sé era veramente bella, in una location veramente bella, sia perché c'erano tantissimi youtuber, alcuni che non avevo mai incontrato, è stato piacevole incontrarli, conoscerli, alcuni che non vedevo da tanto tempo, quindi è sempre bello rincontrarsi, e poi perché c'eravate voi, ovviamente c'eravate voi, che eravate in tantissimi, che ci avete fermato veramente ogni due per te, tanta roba che alla sera arrivavamo veramente esausti, ma tanto tanto felici, perché è sempre bello incontrarvi, è sempre bello fare le foto, poi imbarazzate firmare gli autografi, ma è bello anche quello. E niente, quindi vi devo ringraziare a tutti, devo ringraziare Luca, signor oscuro, devo ringraziare Voki e anche Lino, tutti quelli che ci hanno, in particolare tutti quelli che ci hanno scarrozzato di qua e di là, ci hanno portato a cena, ci hanno portato in giro per Bari, ragazzi abbiamo mangiato veramente come dei suini. E poi niente, è stato veramente un bel weekend, e Bari è una città fantastica della quale mi sono innamorato fin dal primo giorno, quando io e Serena siamo andati a fare una passeggiata sul mare davanti al nostro hotel che stava proprio praticamente sulla spiaggia, abbiamo visto un tramonto di quelli veramente incredibili ed è stato veramente troppo bello. Bari non l'abbiamo potuta girare più di tanto perché ovviamente eravamo tutti impegnati e noi dipendevamo da quelli che gentilmente ci portavano in giro, dato che siamo qua con l'aereo senza la spasso mobile. Sono sicuro che riuscirò ad approfondire il discorso Bari e Puglia in generale in futuro, spero di tornarci, perché come sapete io amo l'Italia, il sud in particolare, però purtroppo non ho mai l'opportunità di farvi dei video qua, e questa è una grave mancanza per il mio canale, perché prima di conoscere il mondo bisogna ovviamente conoscere il nostro bellissimo paese. Adesso niente, aspetteremo che arrivi il nostro volo. Intanto magari mi scrivo qualcuno dei video nuovi che ho in mente sul bagaglio a mano, sul bagaglio estiva, qualche guida di viaggio che ho visto che vi piacciono molto. E poi domani, quando arriverò, monterò questo video, pubblicherò più presto come vlog infrasettimanale, nel quale vi devo anche annunciare una cosa importante, ovvero che ci vedremo anche questa domenica, perché io sabato sarò all'Holly Fusion Festival a Torino, come vi avevo detto, e questa domenica abbiamo intenzione di fare un mini mid gasta al Parco del Valentino alle 14. Quindi domenica 14 alle 14, Parco del Valentino, ci vediamo con i salvettoni e la roba da mangiare per fare un bel picnic. Forse un po' tardi, alle 14 da me si mangia a mezzogiorno, però so che arriveremo comunque in ritardo, quindi ci vedremo alle 14. Mi raccomando, portate qualcosa a mettere in terra, portate qualcosa a mangiare per voi, ma soprattutto per noi. E niente, ci sarà un bel po' di gente, ci saremo io, Serena, Letizia, Ghilli, non lo so, Alcedo, ci sarà Jojos, ci sarà Andrea Bellucci, ci sarà forse Fukigo, ma soprattutto Boban, se vedi questo video vieni a trovarci, mi raccomando, forse anche Andrea degli ODS. Comunque potrebbe esserci brutto tempo, quindi controllate il link che vi metto in descrizione, controllate il link che vi metto in descrizione in generale. Ci sarà l'evento su Facebook che Ghilli dovrebbe aver già creato, dove metteremo anche gli eventuali cambi di programma e tutte le cose. Siccome il raduno di Torino è richiestissimo, penso che ci sarà un po' di gente, quindi mi raccomando mettete partecipo, così ci possiamo rendere conto se possiamo tirarcelo o meno per questo fantastico raduno. Ragazzi, io ormai non c'ho più voce, questo weekend mi sono veramente divertito troppo e non va bene, perché ogni tanto bisogna anche lavorare, quindi da domani dovrò fare clausura a casa per montarvi video e farvi vedere le cose belle, perché giustamente voi starete pensando: ancora un vlog, ancora un cazzo di vlog sta mettendo. Sì ragazzi, è estate, siamo impegnati. Comunque dobbiamo aspettare un sacco, ancora 1 ora e mezza.
Ma quanto abbiamo mangiato bene a Bari? Troppo. Gizmo. Gizmo.